Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sto finalmente per partire ed uscire dal Friuli. Domani è il giorno X e dovendo fare una sola notte, ho pensato di farvi vedere quello che infilerò in valigia. La sfida è quella di far stare tutto all'interno del piccolo borsone che uso in realtà per il Quidditch. Per sapere dove sono stata, visto che in realtà questo video lo vedrete quando sarò già di ritorno, dovete avermi seguito su Instagram. Se non mi seguite, sotto in descrizione trovate il link per appunto seguirmi. Seguitemi anche sugli altri social in modo tale da non perdervi quello che combino. Direi quindi di andare nell'altra stanza e vedere quello che ho intenzione di portarmi dietro e soprattutto se ci sta dentro al borsone. Ok, questo è il quanto. Il borsone in questione è questo, spero di riuscire a farci stare tutto nel caso ho un trolley piuttosto piccolino che posso comunque sfruttare. C'è il mio solito zaino con una new entry che vi farò vedere, ma vediamo prima di qua quello che devo far stare dentro al borsone. Allora, qui c'è un cambio completo, qui ci sono un po' di cose da bagno, dovrei avere tutto nel caso ho optato per portarmi dietro dei campioncini di shampoo, balsamo e bagnoschiuma, spazzo da mini, questo spazzolino che è stata la svolta da quando l'ho preso e comunque sia cose comunque piuttosto contenute, come vedete è piccolino quello che mi porto dietro. Il bite non posso non portarmelo dietro, un paio di scarpe di ricambio da inserire nella sacca di promoturismo, grazie. Pigiama. Queste qui sono delle ciabattine simili a quelle che vi danno in aereo per i voli lunghi, quindi penso che mi porterò via queste al posto delle infradito o delle ciabatte normali e questo qui invece è un asciugamano piccolino nel caso non dovessi averne abbastanza degli asciugamani in hotel. Un po' di cavetteria che non mi serve nello zaino e come vi dicevo tutto dovrebbe entrare qui dentro. Il borsone sembra piccolino, ma è abbastanza capiente nel caso c'è il trolley. Passando da questa parte, questi qui sono i vestiti che avrò addosso. C'è anche una felpa, cosa che ho anche di là perché comincia a fare freddino, quindi non vorrei morire di freddo. Scaldacollo che può anche farmi da fascia per i capelli. Ovviamente cellulare, questo qui è un quadernetto dove ho un po' di cose segnate per da vedere, eccetera. L'immancabile ebook reader. Qui ho una pochette con un po' di cosine, fazzoletti, mascherina, disinfettante e un po' di cavetti che mi porterò nello zaino. Gorillapod per la GoPro che in questo momento sta registrando. La Canon con il suo po filtro polarizzatore. Ovviamente soldi e documenti. Qui ci sono un po' di gingilli e di giocattolini per la Canon. Avendo un po' di tempo incerto, domani avrò l'ombrellino e ovviamente immancabile la borraccia termica. Ah, ovviamente ci sono anche le scarpe con cui partirò. Allora, questo qui è il mio marsupio d'ordinanza in cui inserirò il cellulare, un documento e alcuni soldi in modo da non averli all'interno dello zaino e di averli appunto addosso a me in modo da non avere preoccupazioni. Lo zaino è sempre il solito, l'Arpenaz preso alla Decathlon, 20 litri. Questo qui è una copertura antipioggia che infilo sempre all'interno dello zaino, non è il suo, ma è riciclato, diciamo così. E questa qui è la new entry di cui vi parlavo, sempre da promoturismo FVG arriva, essendo ambassador qualche regalino me lo fanno. È una sacca impermeabile in cui appunto andrò ad inserire le cose che non devono assolutamente bagnarsi, tipo la Canon e anche probabilmente i cavetti, eccetera. Quindi direi di andare a provare ad inserire il tutto all'interno delle varie borse. Le uniche cose che rimarranno fuori saranno queste, che sono quelle che mi metto addosso, e vediamo cosa succede. Me lo stavo dimenticando perché è in carica, ma c'è anche il mio super power bank da 20.000 mAh con il pannellino solare per appunto in caso di emergenza posso ricaricarlo anche col sole.
Come avete potuto vedere, non ce l'ho fatta, ero proprio al limite, non avrei potuto aggiungerci nient'altro all'interno del borsone, neanche prendermi la solita calamita, per cui ho optato per appunto il trolley, che è leggermente più grande, le cose ci stanno un pochino più comode all'interno, quindi ho dovuto appunto prendere il trolley, che comunque è super comodo da portare in giro. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa vi sareste portati dietro con un commento qui sotto. Vi invito comunque a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale per vedere i prossimi video in cui potete scoprire anche dove sono stata, se ancora non lo sapete. Noi ci vediamo quindi al prossimo video. Have a nice life!